Ricominciamo. Non posso, basta. Ah, la gara è oggi, non è possibile, l'avevo dimenticata. Sì, lo so che è oggi, ma tu la conosci la coreografia? Non è vero, perché... l'ho scordata, non mi ricordo niente. No, pensi di averla scordata e per questo sbagli, sei troppo nervoso. No, non c'entra, sono una frana. Gonzalo. Così non vinceremo mai. No, guarda che balli benissimo. Ma che stai dicendo? Dai, via. Ti sto dicendo la verità. Io adoro come balli. Adoro tutto di te. Ma io... Permesso, signora? Sì, vieni. Io dovrei andare via un po' prima, è possibile? Ma certo, certo, puoi Grazie, andare. Signora. Scusa, ma... Sì? Stai già rientrando a casa? No, no, non vado a casa, vado in commissariato. In commissariato? Ma stia tranquilla, ci vado... per la denuncia della mia scomparsa. Vediamo se la polizia mi può aiutare. Ho bisogno di conoscere il mio passato, di sapere chi sono. Ah, certo, certo, capisco benissimo, sì. Bene, allora io adesso vado, con permesso. Però, scusa, hai pensato a cosa ti succederà una volta recuperata la memoria? Sì, certo, sì. Ci penso sempre. È che io voglio sapere chi sono. Voglio sapere qual è il mio posto in questo mondo, no? Se ho una famiglia, se c'è qualcuno che ha bisogno di me. Mm-hmm. È importante. E la tua compagna? Hai pensato a cosa succederà con lei? Sì, certo. Sì, sì. Io voglio sapere chi sono per stare con lei. Che fai vestita così, Antonella? Ti ho appena fatto una domanda, Antonella. Ecco, no. Il fatto è che a casa mia c'è una zia molto attiva, molto giovanile e, beh, lei sta organizzando una festa in maschera e allora io volevo vedere come stavo vestita. Ah, senti, Antonella, questi abiti non sono un gioco, non sta bene. No, lo so, ma non è come pensi tu, non me ne sto prendendo gioco, è solo che, ecco, hai mai visto quel film dove nel titolo c'è la parola abito? Sì, cambio d'abito, un film davvero bene, l'hai visto? Hai presente quella scena, quella in cui delle sorelle devono nascondersi e si travestono per passare inosservate? Ecco, più o meno lo stesso. Quindi intendi restare con quella donna? Sì, con Anna. Si chiama Anna. Sì, sono innamorato di lei. Mi ha salvato la vita. Ha fatto un sacco di cose per me. Non mi posso innamorare di lei? No, no, per carità, fa come credi. No, scusami, il fatto è che sono una donna un po' curiosa, un piccione. Sai. Sì, eh? È un impiccione. Ma perché mi parli così? Mi scusi, signora, io lo dico solo... Dico solo quello che sento. Forse è una mancanza di rispetto. Le chiedo scusa, certo, però... Mi fa continuamente domande. Insomma. Signora, a che sta pensando? A mio figlio. Ti vedo e penso a lui. Chissà,
Forse anche lui si sta dimenticando del suo amore e magari è da qualche parte e si sta innamorando di un'altra donna. Beh, con permesso. Luciana, fermati, aspetta. Dimmi che quello che ho visto non è vero. Invece è vero, hanno colto di sorpresa anche me. Non riesco a crederci. È che non capisco, è incredibile. Beh, lo sai, l'amore è così. Si saranno innamorati durante le prove, forse. Certo, si innamora di lei. Però intanto mi chiede di perdere la gara. Come? Che cosa fai? Tia, che ti prende? Ah, niente! Io volevo baciarti e ti ho baciato! Ma tu sei l'ex di mio fratello, che ti prende? Spiega! E con questo? Adesso mi piaci tu, Gonzalo, qual è il problema? Come qual è il problema? Io non la guardo nemmeno una ex di mio fratello. È una cosa assurda, davvero! Sì! Bruno, ti assicuro che non finisce qui. E ti assicuro che tuo fratello me la pagherà. E non so se immagini in che modo. E adesso che faccio? Andrò a dire alla preside della festa in maschera. No, amica mia, dai, non è così grave in fondo. Invece direi che è gravissimo. E se ora la preside vuole sapere dove si terrà la festa? Beh, ecco, non lo so. Prova a inventare qualcosa, tanto non ci verrà mai. E se volesse venire? Danger, danger! No, Giusy, anche se ho troppa voglia di dire tutta la verità a mio padre, non posso andare contro il parere della dottoressa, perché sarebbe un rischio, potrei metterlo in pericolo e io non voglio. Da quello che dici, la dottoressa non è sicura che a tuo padre possa capitare qualcosa di brutto. Ma può essere, no? E se non gli capita? E se dici la verità a tuo padre, lui ricorda tutto e ti abbraccia e ti bacia e tu e tua madre non soffrite più? No, non posso, Giusy. Può essere molto, molto pericoloso. Io non me lo perdonerei mai se dovesse capitare qualcosa a mio padre. Lo capisci? Hai permesso? Posso fidarmi di te? Di me? Sì, esatto, posso fidarmi, cioè... Quello che ci diremo non uscirà da qui, è possibile? Sì, sì, puoi contarci, tranquillo, non dirò niente. La signora, sì, la nonna di Patty. Ines. Sì. Sì. È fuori di testa. Voglio dire, è così da sempre o quello che è capitato al figlio l'ha cambiato? Ah, no, no, in realtà è sempre stata un po' così, però nel senso buono. È un'impicciona, sì, è un'impicciona. Mi fa domande in continuazione, mi osserva. Non lo so, da un lato provo gratitudine per tutto quello che ha fatto, per il lavoro, ma dall'altro sento che mi osserva, mi sta addosso tutto il tempo. No? Voglio dire, mi osserva, mi fa delle domande, perché? Io non lo so. No, no e no, Antonella, no! Uffa, ma perché no, Bruno? È una bugia insignificante, una bugia piccolissima. E poi, che ti costa dire che la festa in maschera si farà nel garage? Il problema è che a me non piace affatto mentire. Tu lo sai, non mi piace mentire. Lo so, ma per favore, è solo una piccola bugia. Senti, favore, dovrai dai. Trovarti un'altra soluzione, perché io non voglio aiutarti e basta. Sì, sì, hai ragione. Perché dovrei chiederti aiuto, se forse neanche se ne ricorderà. Sì, infatti. Per favore, Bruno, ti prego, devi aiutarmi, per favore, per favore! Bruno? Ehi, tu! Tu ed io dobbiamo parlare. Hai sbagliato di nuovo, ma mi capisci quando parli? Prima vieni a supplicarmi di ballare con te e ora mi tratti così! Ma non capisci che io voglio vincere la gara? Ricominciamo e stavolta impegnati. Concentrato. Ha ha ha!